Aujourd'hui, je préside l'Association méditerranéenne pour le développement en Tunisie. Ad oggi presiedo l'AMDT, l'Associazione Mediterranea per lo Sviluppo in Tunisia, che è stata fondata l'11 settembre del 2011. Si tratta di un'associazione giovanissima e molto recente, nata dopo la rivoluzione, così come molte altre. Parmi eux, c'est l'AMDT, comme je viens de parler. Donc, a pour rôle surtout de consolider. Il suo scopo è soprattutto quello di consolidare la cittadinanza attiva, rafforzare le realtà associative locali, provare a creare progetti per i giovani disoccupati e, perché no, stimolare la nascita delle microimprese. Donc, notre première intervention c'était en Algérie, en dehors de la Tunisie, très exactement sur Bni Abbès, dans le grand sud algérien. Dunque, il nostro primo intervento è stato fuori dalla Tunisia, in Algeria, precisamente nell'oasi di Bni Abbès, nel sud-ovest algerino, nella provincia di Béchar. Si è trattato di due interventi a Bni Abbès. Il primo, effettuato dall'Istituto Centro Nord-Sud di Pisa, gestito da Khaled Ailawi, responsabile progetti Nord Africa e Medio Oriente. L'intervento si è concentrato sulle donne dell'oasi. Un petit projet, c'est surtout d'aider les guides locaux, ou bien entre guillemets les guides sahariens. Il secondo intervento invece a Bni Abbès è stato fatto direttamente da noi. Abbiamo fatto dei piccoli progetti con lo scopo di aiutare le guide locali, le guide sahariane, dando loro le tecniche proprie di chi fa questo mestiere, a maggior ragione in questa regione che è conosciuta per un gran numero di siti archeologici, soprattutto per un sito preistorico. D'altronde, c'è un ottimo museo che testimonia la presenza dell'uomo preistorico a Béchar. In Tunisia abbiamo cominciato a creare, circa un anno fa, un progetto che si occupa soprattutto di cittadinanza attiva e diritti dell'uomo, esattamente a Sidi Bouzid, dove è cominciata la rivoluzione tunisina. E molto presto lanceremo un altro progetto con gli stessi intenti, ma questa volta a Kasserine, che si trova nell'entroterra come Sidi Bouzid. Sidi Bouzid è conosciuta ovunque in Europa, è stata anche forse molto mediaticizzata come città, come la città dove è nata la rivoluzione araba. Questo è un bene per la città, ma è anche un male. È un bene perché le ha permesso di ricevere grandi finanziamenti dall'Europa. È un male perché molti, questo è quello che ci hanno raccontato i beneficiari, non è la mia visione dei fatti. Tanti interventi, però parecchi di questi pochi incisivi. Cioè, formazione sulla cittadinanza attiva, finita. Quindi noi siamo arrivati a Sidi Bouzid e abbiamo incontrato delle associazioni che erano arrabbiate. Ci hanno detto, se volete fare la solita formazione sulla cittadinanza attiva per metterla nel vostro dossier di progetto e accrescere il vostro CV, noi non siamo interessati, non partecipiamo neanche, perché non abbiamo bisogno di questo, non abbiamo bisogno di interventi spot, di gente che arriva, ci forma, siamo già formati, ci volete insegnare come usare Twitter e Facebook? Grazie, lo sappiamo già, la nostra rivoluzione è stata fatta anche tramite Twitter e Facebook, non abbiamo bisogno, sappiamo cos'è la cittadinanza attiva, l'abbiamo già capito, abbiamo bisogno però di avere opportunità di fare qualcosa concretamente. Abbiamo bisogno di arrivare a scrivere dei progetti, di vincere questi progetti, di realizzare questi progetti, di portare uno stipendio a casa e di arrivare veramente a dialogare con le autorità. Quindi siamo ritornati su Sidi Bouzid e abbiamo detto d'accordo, noi avevamo pensato a una serie di formazioni, perché ovviamente dal momento della scrittura del progetto al momento dell'implementazione è evidente passa del tempo. Quindi, quali sono i vostri bisogni? Ci sono stati raccontati i bisogni delle associazioni. Siamo tornati a Sidi Bouzid 2 mesi fa, abbiamo fatto una riunione ufficiale di lancio del progetto, abbiamo chiacchierato, abbiamo capito appunto qual era lo stato del bisogno in termini di formazione, abbiamo sottoposto un questionario, quindi praticamente abbiamo dato la scelta ai beneficiari di decidere che tipo di formazione volevano ricevere. Sulla base di questo, quindi assolutamente
democratico, le persone hanno espresso un giudizio di voto da 0 a 3, possiamo offrire 3 formazioni e quindi loro praticamente hanno scelto quali tipo di formazioni volevano. Il risultato è stato che faremo una prima formazione sulla cooperazione allo sviluppo. Cosa vuol dire? Dimenticavo una cosa, i beneficiari ci hanno chiesto: per favore siate pratici, cioè poche presentazioni PowerPoint, poche fotocopie, noi vogliamo imparare, quindi abbiamo poco tempo ma siate pratici e pragmatici. Quindi, cooperazione allo sviluppo cos'è? Chi sono i principali donatori? Quali sono le loro pagine internet? Qual è il loro sito web? Dove trovare possibilità di finanziamento da parte della Commissione Europea piuttosto che dalle Nazioni Unite? Ok, a livello teorico come si scrive un progetto? Bene, questo è il primo ciclo di formazione che è stato scelto. Il secondo ciclo di formazione invece verterà sul ciclo di gestione di progetto. Quindi usciamo un attimo dalla teoria e ci cagliamo nella pratica. Come si scrive un progetto? Vi spieghiamo come si scrive, quadro logico, budget, parte narrativa, il discorso della feasibility, quindi di quanto è fattibile il progetto che tu stai proponendo. Ci si dividerà in 5 gruppi. Sarà un gruppo che lavorerà sullo sviluppo sostenibile, un gruppo che lavorerà sui diritti umani, un gruppo che lavorerà sulla creazione di microimprese e scriveremo dei progetti insieme. La terza formazione invece verterà sulla creazione di piccole microimprese. Piccole microimprese. Perché questa formazione? Perché al termine del nostro intervento di formazioni verrà data ai partecipanti la possibilità di scrivere un progetto semplice per la creazione di microimprese. Al termine, quindi verranno presentati questi progetti per la creazione di microimprese, al termine del tempo dedicato appunto alla presentazione dei progetti, la MDT insieme ai partner locali, insieme al centro nord-sud, insieme a un gruppo di beneficiari che è chiamato gruppo risorsa, vale a dire tra i beneficiari più attivi, e una parte delle autorità pubbliche, perché secondo noi è molto importantissimo coinvolgere sempre e comunque le autorità pubbliche, verranno selezionati 2 microimprese che saranno finanziate. Non sarà un finanziamento totale, si tratta di una piccola contribuzione, ma è meglio di niente. E i beneficiari hanno veramente apprezzato questo volet finale. Perché? Perché si va dalla teoria alla pratica, e questo è quello che secondo noi è molto importante. I piccoli interventi noi ripetiamo sempre: non cambieremo la situazione della regione, però vi vogliamo dimostrare che anche un piccolo intervento può essere concreto. E quindi questa è la nostra metodologia di intervento. Avant la révolution, ce n'était pas possible. À part, bien sûr, il y avait quelques associations, mais c'était vraiment quelque chose de... On pouvait pas parler des associations avant la révolution, avec le régime. Prima della rivoluzione sarebbe stato praticamente impossibile. Esisteva solo qualche associazione, ma era niente. Non si poteva parlare di associazioni prima della rivoluzione, durante il regime di Ben Ali. A parte la Croissant Rouge, l'associazione Basma, la cui presidentessa era la moglie di Ben Ali, e l'associazione dei non vedenti. Basta, non c'era più nulla, poco altro, ma non come oggi. Adesso possiamo parlare di migliaia di associazioni, circa 12.000, che spuntano come funghi dopo la rivoluzione. C'est nouveau pour nous. Donc les gens ont du mal à digérer cette philosophie et cette expérience. Per noi si tratta assolutamente di un fatto nuovo, per cui le persone hanno qualche difficoltà a digerire questa filosofia, questa nuova esperienza. Perché? Perché oggi il cittadino tunisino con la T maiuscola può esprimersi liberamente e può anche negoziare e dialogare con i politici e dire no. Oggi possiamo dire no, mentre prima non era possibile. Quindi la Tunisia ha il suo peso in questa società dopo la rivoluzione. Dopo la rivoluzione.